Se si vuole entrare a parlare del XX secolo, è assolutamente necessario affrontare un concetto che è storpiato e stracciato costantemente, che è quello delle avanguardie. Pensate che ci sono stati degli artisti che hanno insegnato avanguardia tutta la vita all'Accademia, cioè facendo avanguardia come se l'avanguardia potesse diventare accademia, no? C'erano quelli che facevano l'avanguardia quotidiana, andavano tutti i giorni a spiegare come si fa a fare la rivoluzione e poi andavano a prendere il caffè tranquilli. Quindi il concetto di avanguardia ha bisogno di essere ridefinito, anche perché è essenziale all'idea della modernità. In realtà è un tema che si viene a delineare molto recentemente e i primi a parlare di avanguardia sono ovviamente quelli della politica. Il primo grande dibattito sulle avanguardie è quello che trova ad opporsi la tesi di Lenin e quella di Trotsky, che per voi sono persone che conoscete benissimo, quindi non mi dilungo più di tanto. Però, se per caso qualcuno non avesse le idee chiare, un piccolo contributo ve lo devo dare. Cioè, l'idea politica di avanguardia in Lenin era che l'avanguardia dovesse essere prodotto dalla classe operaia, cioè dovesse essere una realtà interna alla classe rivoluzionaria che si generava a tirarla verso le correnti della storia. Tesi alla quale si opponeva quella di Trotsky, ed è finita poi male per Trotsky, ma non troppo bene neanche per Lenin. Chi è che suona? Sono io. No, aspetta, sì, ma non rispondo al telefono. Tesi che poi riprende in modo molto diverso Trotsky, che sostiene che l'avanguardia non può essere che esterna alla classe. Sono due concetti opposti. Trotsky questo tema lo affrontava per un motivo anche abbastanza comprensibile, sostenendo che se la classe operaia era alienata, come avrebbe potuto fare a generare una sua avanguardia? L'avanguardia non poteva essere che esterna alla classe operaia e quindi tendenzialmente doveva essere fatta da chi era già entrato nel dibattito intellettuale. La critica a questa tesi era stata poi quella grozza stalinista che diceva: ma se è esterna è borghese, allora come fai ad esserci una avanguardia borghese sulla classe operaia? Questione di lana caprina, però poi è finita male perché è finita con un colpo di picozza in testa in Città del Messico al povero Trotsky e in un dibattito che è stato invece drammatico per la storia politica del XX secolo. Allora questo concetto dell'avanguardia va un po' definito, ma è radicale. Senza l'idea dell'avanguardia non si può immaginare ciò che è stata la storia della modernità nostra recente e non si può neanche capire bene qual è stata la funzione dei creativi all'interno della società moderna. Ora, il tema avanguardia, credo che quello che l'ha definito meglio di tutti è Giulio Cesare. Voi vi ricordate tutti il De Bello Gallico, no? Lo leggete ancora regolarmente prima di andare a dormire, penso. Ecco, nel De Bello Gallico, Cesare, alla guida delle sue legioni, quando va nelle Gallie, ogni tanto prende un gruppo che manda all'avanguardia, cioè ne sceglie qua, sceglie un centurione e quattro soldatoni, li manda avanti alle truppe e di solito questi vanno a fare la perlustrazione fra i galli e li vengono restituiti rotti e spennati. Oppure talvolta tornano indietro a dire la tal tribù è lì, abbiamo visto il territorio e altre volte fanno anche una brutta fine. Tendenzialmente fanno una brutta fine le avanguardie di Cesare. Però sono la prima volta che viene usata la parola, cioè il concetto di un'avanguardia rispetto al grosso delle truppe. Questa di Giulio Cesare è tuttora la migliore definizione possibile di avanguardia, perché è quella che fa capire che il rapporto di avanguardia è necessariamente un rapporto dialettico con il grosso delle truppe. Cioè l'avanguardia esiste in quanto forma un nucleo che ha come compito quello di illuminare il percorso della massa che sta dietro e di trascinarlo in una direzione. Ora, questo concetto è trasversale nell'idea che ci si forma nella modernità ed è un concetto che ha un'importanza
straordinarie per il mondo delle arti, perché chi ne fa parte non è alla ricerca del successo, ma è alla ricerca di una strada che poi sarà una strada di successo per le masse. Ne deriva una conseguenza immediata, banale da capire, che senza masse non ci può essere avanguardia. Quindi la prima, il primo dato da definire è che cosa sono le masse. Le masse non sono il popolo trasversale, cioè finiremo con quello, il Medioevo non aveva masse, aveva dei popoli trasversali. Le masse si formano quando si formano i grandi nuclei organizzati all'interno delle società moderne. L'esempio che è facile da percepire è c'era una volta un'epoca alla quale se uno andava a Lecco alle 7 del mattino trovava 10.000 biciclette davanti ai portoni delle fabbriche, alle 7 suonava la sirena e queste 10.000 biciclette entravano, quelle formavano massa. Avevano tutte una cosa in comune, la stessa direzione delle biciclette. Cioè, le masse sono aree di popolo organizzate che hanno una direzione univoca. Questa direzione univoca consente un vettore e il vettore può consentire in un qualche modo un magnete di trascinamento. Se non esiste il vettore, non esiste la massa. La società attuale nella quale noi viviamo è ben diversa. Alle 7 del mattino a Lecco non ci sono più 10.000 biciclette davanti alle fabbriche. Alcuni dormono ancora, altri sono già svegli da un'ora, uno prende una direzione, uno prende un'altra direzione. Il vettore sommatorio in realtà fa punto fermo, non fa più punto direzionale. Questa mutazione dal mondo di massa al mondo attuale è la caratteristica vera della postmodernità. Cioè noi viviamo in un mondo completamente diverso che ha anche invece curiose similitudini con la trasversalità popolare dell'Alto Medioevo. Noi siamo neomedioevali in questo senso. Allora, il periodo delle avanguardie è necessariamente legato al periodo nel quale si cominciano a formare le masse. Ed è necessario in quanto dà delle indicazioni. Credo che il primo vero fenomeno d'avanguardia che sia riscontrabile nella storia europea non è affatto legato, a come uno potrebbe immaginarsi, alla rivoluzione francese, dove già il tema comincia a porsi, perché Robespierre e i suoi giacobini trascinano l'opinione delle circoscrizioni parigine verso il terrore o verso l'imposizione politica, ma non riescono a trascinare il paese intero. Infatti devono usare il terrore, cosa che torna fuori ogni volta che le avanguardie tendono ad avere o credono di avere un destino storico che non si realizza, alla fine sono costretti a sparare. E gran parte della storia drammatica del XX secolo è legata al fatto che le avanguardie che tenderebbero a trascinare gli altri non ci riescono. Cioè Pol Pot immagina la sua rivoluzione, non ci riesce, prende tutti quelli che non sono d'accordo e li fa fuori. Ma devo dire, in un certo senso, tutti i sogni idealistici, ivi compreso quello dello Stato di Israele, si trova sempre costretto, quando gli altri non lo seguono, a in un qualche modo a una conflittualità forte, che è quella che c'è oggi, tra lo Stato di Israele e Palestina. Quindi è un dato stabile quello della crisi dell'avanguardia quando non ha una risposta all'interno delle masse. La questione è diversa nel momento nel quale le masse hanno una direzionabilità. E questa direzionabilità delle masse si sente per la prima volta in realtà nella Francia post-rivoluzionaria, quando un gruppo di ragazzacci intorno a un autore teatrale, che è Victor Hugo, fanno la loro prima, inventano questa rappresentazione teatrale di un pezzo di teatro di una noia, tra l'altro sublime, che è Hernani. Ma in questa serata di apertura di Hernani a Parigi, siamo nella primavera, fine inverno, inizio primavera del 1830, avviene uno scontro formidabile fra un gruppo di ventenni, ma fra questi ventenni ci sono alcuni dei più grandi autori. C'è Théophile Gautier, che è giovanissimo, c'è Camille Saint-Saëns, il musicista, che è giovanissimo, c'è tutta la piccola intelligenza parigina che traccerà poi la storia del secolo,
e si scontra contro i vecchiacci, i quarantenni, i sessantenni come me non erano neanche previsti. Lo scontro fra i ventenni e i quarantenni finisce a lanci di cavoli in testa l'uno all'altro, e finisce una sorta di gazzarra pubblica, interviene la polizia, bloccano la roba, poi viene ripreso questo pezzo teatrale e nei pochi mesi successivi questo gesto di un gruppo sparuto diventa un gesto che coinvolge la città intera. Credo che faccia una roba tipo 200 rappresentazioni successive, calcolando che era un teatro di 1500 posti, 1500 posti vuol dire che più di, magari alcune serate erano vuote, ma più di 150-200.000 persone vanno a vedere uno spettacolo in quanto lo sentono come l'atto di rottura. Un micronucleo con una produzione artistica è riuscito a trascinare una vasta fascia di popolazione in una direzione ottica, dalla quale alcuni reputano sia nato il percorso poi del romanticismo successivo. Fatto sta che 5 mesi dopo, a luglio, questi stessi che si sono riscaldati all'interno del teatro sono i partecipi della rivoluzione che con l'estate farà saltare la restaurazione parigina e metterà le basi della prima monarchia costituzionale. Il fatto d'avanguardia ha trascinato un nucleo di massa, il nucleo di massa ha tirato appresso una serie di alternative che si sono trasformate in una mutazione politica radicale. Credo che sia l'esempio più potente di fenomenologia dell'avanguardia. Da quel momento in poi, però, l'idea di avanguardia diventa, senza ancora essere dichiarata tale, ma l'idea che piccoli nuclei siano in grado di trascinare fenomeni molto esterni, molto forti, diventa una sorta di sensazione specifica degli aggregati borghesi del XIX secolo. Anche in situazioni assolutamente improbabili, perché all'opposto di questa che è un'avanguardia di successo, c'è quella formidabile fiorentina. A Firenze, nel Caffè Michelangelo, a metà degli anni 50 del XIX secolo, attorno ad un mercante d'arte, che è Diego Martelli, che probabilmente non è mai riuscito a vendere un quadro, perché Fiorentini dopo il Rinascimento non ha mai più comprato nulla, neanche adesso, ogni tanto tento di rifilare un bidone a uno che passa da fuori, ma loro non comprano nulla. In questa situazione dove nessuno compra nulla, si forma un nucleo di simpatizzanti e questo nucleo di simpatizzanti ha una caratteristica specifica molto particolare, che l'Italia è ancora quella preunitaria e che la Firenze preunitaria è una delle aree più liberali della penisola, cioè sotto gli ultimi governi dei Lorena a Firenze si è liberi, a Milano c'è l'imposizione austriaca, a Roma c'è il Papa. Nel sud questa cosa bizzarra che è l'ultima fase implosiva della monarchia borbonica, a Firenze si può discutere, passano gli stranieri e difatti se un veneziano non si sente bene a casa propria va a Firenze, un lombardo va a Firenze, finiscono tutti, Firenze diventa una sorta di luogo di adunata di artisti e intellettuali alternativi o insoddisfatti. E questo nucleo viene raccolto da Diego Martelli intorno al Caffè Michelangelo, dove si incontrano sapendo benissimo che nessuno li comprerà mai niente. Però il fatto che si incontrino è importantissimo, perché lì si forma per loro una nuova identità, che è quella che diventerà poi la cultura macchiaiola sostanzialmente, e questa nuova identità avrà negli anni, nei 20 anni successivi, un'influenza radicale su tutta la visione estetica della penisola. In quel momento lì si è formato il nucleo alternativo e questo nucleo alternativo è stato in grado di trascinare. Poi ovviamente i grandi percorsi delle avanguardie saranno quelli che si formeranno nella Francia del dibattito artistico articolato, dove nella sostanza dei fatti il rapporto fra creatività e pubblico passa, e questo sin dalla fine sostanzialmente del XVIII secolo, ma con radici ancora più antiche, passa attraverso i salon. Ogni anno
l'Accademia a Parigi organizza il Salon dove vengono esposte le opere degli artisti più importanti selezionati da Nuclei stessi nominati da questi artisti. Nel Salon si vede quello che bisogna vedere, cioè la famosa zattera della Medusa, il quadro più, forse più rivoluzionario, viene presentato al Salon. Cioè nel Salon si vede ciò che avviene di nuovo. E lo si vede in quanto la società è ancora tutta pulsante intorno ad una città sola. Cioè ciò che avviene lì viene visto dalla parte più evoluta della città e come tale ha comunicato. Ma questo modo suo di procedere va a formare, ed è comprensibile, va a formare una sorta di nucleo di potere. Chi è nel nucleo di potere determina quello che succederà l'anno prossimo. Rispetto a loro, ai salon, si formano due salon nuovi a metà del secolo. Il primo è quello dei rifiutati, cioè quelli che non sono stati ammessi. I non ammessi fanno il loro salon proprio, Salon des Refusés. E gran parte delle innovazioni di ciò che sarà poi, chiameremo poi più avanti, l'impressionismo, passerà attraverso il Salon des Refusés. E successivamente al Salon des Refusés si forma un altro salon ancora, che è quello degli indipendenti. Les Indépendants e i Refusés diventano l'alternativa, cioè diventano la relazione all'esistente che tende a sua volta a trascinare delle masse a seguirli. In quei tre nuclei lì, Refusé, Indépendant e Macchiaioli Fiorentini, cioè Caffè Michelangelo, si forma la genesi di un'idea completamente nuova che sarà quella dell'avanguardia. E da quel momento in poi tutta una serie di meccanismi apriranno alla creatività la necessità della dialettica. Questo non solo nel campo delle arti maggiori, della pittura e della scultura, ma anche nel campo che sta nascendo allora della rivalutazione delle arti decorative. Perché così come quel nucleo si sta formando a Parigi, a metà del secolo, quando proprio nello stesso anno nel quale a Londra si apre la prima delle Expo, quella del Crystal Palace, nello stesso anno si forma il gruppo dei Preraffaeliti. Il gruppo dei Preraffaeliti a sua volta che cosa decide? Decide di autogiustificarsi, cioè di dire non me ne importa più tanto di essere riconosciuto fuori, di essere accettato alla Royal Academy, che è ancora conservatrice trombona, anche se poi ci sono degli artisti di grande importanza della Royal Academy. Noi siamo, d'ora in poi, siamo in una ipotesi di alternativa alla Royal Academy. La cosa interessante è che intorno a questo nucleo dei Preraffaeliti appare anche per la prima volta un uomo che avrà una funzione radicale nella mutazione del gusto, del decoro e degli oggetti, che è William Morris. William Morris è fratello stretto del fenomeno preraffaelita e porranno delle ipotesi diverse di vita, quindi non solo di arte, che diventano sostanziali come dibattito all'interno della società. E da qui viene fuori un dato importantissimo: le avanguardie tendono ad essere non solo propositive di un'estetica, ma tendono ad essere propositive. C'è la guerra piano sopra. Ma tendono ad essere. Sì. Tendono ad essere propositive di una visione del mondo, cioè si legano necessariamente ad un concetto di visione e come tali sono necessariamente ideologiche. Le avanguardie quindi sono piccoli gruppi esterni alla massa, se c'è la massa, a condizione che ci sia la massa, e sono radicalmente ideologiche perché propongono delle alternative sostanziali. Così come i macchiaioli inventano la loro storia innovativa sul rapporto fra creatività, luce, modo di dipingere, gli inglesi vanno molto più in là. Morris inventa una ipotesi completamente innovativa del rapporto col modo di produrre. Cioè Morris è la più simpatica critica possibile allora all'Inghilterra di David Copperfield, cioè l'Inghilterra è la Londra dei fumi, la Londra dell'industria, della grande industria allora, la Londra del proletariato crescente. Non per nulla sono gli stessi anni nei quali Carlo Marx pubblica Il Capitale a Londra. Quindi avete una serie di percorsi che possono definire un'area di avanguardismo totale.
Morris che dice basta col prodotto industriale, Carlo Marx che dice proletari del mondo intero unitevi. Cioè sono due temi paralleli, non necessariamente integranti l'uno dell'altro, ma paralleli, che sono di rottura rispetto a quella che è la società del momento. E poi il messaggio di Morris sarà un messaggio molto, anche molto premiante, perché si lega a quello della cultura pre-raffaelita, che è una cultura di tipo pararomantico, di ritorno alle origini ancestrali e celtiche, di ripresa del gusto, dei valori, del mito medievale, di esaltazione del rapporto con la vita di campagna. E difatti Morris farà la grande esaltazione della vita di campagna, come risponde ai fumi di Londra, dicendo viva l'artigianato. Viva l'artigianato, recuperiamo i valori storici opposti, immaginiamo il prodotto nel villaggio, viva il rovere, che è così inglese, no? Viva il disegno celtico, che è la nostra radice, viva il mito, che è la nostra identità. E in questo percorso, con degli apporti teorici esterni, che sono sempre necessari nell'avanguardia, l'avanguardia non esiste senza uno che mena il camperlaia teoricamente, che in quel caso lì è Ruskin, usando la visione tardo-romantica e neomedievale di Ruskin, combinando, nasce una nuova visione del mondo. Questa nuova visione del mondo è tra l'altro uno dei primi passi di ciò che sarà il design. Anche se già quel momento preciso in cui si definisce quella che è l'avanguardia britannica avrà già il suo contrappunto. Il suo contrappunto è l'opposto, è che dice non me ne importa nulla di essere alternativo all'industria, anzi viva l'industria, miglioriamola, che è la storia di Christopher Dresser. Cioè i due personaggi opposti, Morris e Dresser, definiscono sin dal cuore del XIX secolo tutto il dibattito che arriva fino a ieri mattina e che solo oggi sta prendendo una piega diversa. Ma le due ipotesi possibili, o l'avanguardia di rottura, l'avanguardia che va in una direzione opposta a quella che noi ci immaginiamo, oppure l'esaltazione del potere esistente e la razionalizzazione del potere esistente. Se uno volesse esagerare fino in fondo potrebbe dire che Dresser è il primo in qualche modo proto-stalinista e che dall'altro lato Morris è il primo proto-trotskista, per tornare al punto dal quale eravamo partiti. Non è ovviamente vero, però è una sorta di esaltazione caricaturale che consente di capire due elementi paralleli che andranno sempre a determinare la specificità dei movimenti della modernità e che troverete regolarmente nella storia dell'architettura, delle arti minori, ogni qualvolta dei nuclei scappano e vanno a formare una realtà diversa. Pensate a cos'è la fuga fantastica dalla facoltà di architettura verso la pittura che va a formare il gruppo della Brücke in Germania e prima ancora il movimento parallelo a Jugend. Ma il movimento della Brücke, che è nel 1906 che trova la sua genesi, nasce proprio da questa stessa necessità di dire usciamo da un percorso esistente, inventiamoci un percorso alternativo. Dobbiamo diventare un'area di trascinamento rispetto a quella che è la realtà esterna. Questo dato è un dato stabile, costante della modernità, con una serie di declinazioni diverse da un caso all'altro, ma dove alcune di queste declinazioni diventeranno metodologicamente insostituibili, sono quelle. È curioso, tra l'altro, che un paese abbastanza marginale alla rivoluzione industriale come il nostro, l'Italia, abbia invece svolto in quel campo una funzione teorica e una funzione di metodo comportamentale tale da far sì che la fenomenologia italica diventi una delle più attraenti di tutte, perché il primo movimento di rottura, cioè quello è Caffè Michelangelo, il secondo movimento di rottura è addirittura goliardico, è quello della scapigliatura lombarda. La scapigliatura lombarda negli anni Ottanta ripete esattamente lo stesso percorso, cioè un gruppo di artisti contrari all'Accademia Ufficiale Chebrera affitta uno spazio esterno dove fa la sua mostra, pensa che non verrà nessuno, gli arrivano 40.000 persone. Questo già in epoca post-unitaria.
e arrivano 40.000 persone, giovani principalmente, che vanno lì a sentire le prime critiche melanconiche contro una promessa di modernità che doveva venire come conseguenza dell'unità d'Italia, che non è avvenuta. E lì nasce un'altra corrente di pensiero, ancora una volta in un nucleo minimo autopromosso, autogestito, che però avrà delle conseguenze potentissime, perché tutta la cultura successiva dell'alternativismo totale, cioè i mobili finto araboidi dei Bugatti come i sogni indiani di Segantini, che va a cercare i miti della vecchia tradizione dell'India su per le Alpi, perché le Alpi sono la cosa più indiana di cui ci si può vantaggiare facilmente fuori Milano, sono le conseguenze di quella mutazione. E infine il fenomeno folle del futurismo, cioè la dichiarazione, il manifesto di Marinetti, con tutta la sua contraddizione con l'esaltazione dell'attivismo, dell'azionismo, con l'atteggiamento filobellico che c'è dentro, con la voglia di rompere rispetto al passato e questa sorta di esaltazione per ogni cosa che fa un rombo meccanico, ancora una volta è un fenomeno analogo, cioè un piccolo nucleo che si posiziona fuori dalle masse e che tenta di trascinare. Questo percorso andrà avanti con regolarità, è quello che troverete dietro la nascita di Dada, è quello che troverete dietro la nascita dei primi surrealisti, cioè attraverso tutta l'idea della modernità si fonda costantemente su dei mini nuclei esterni e su dei mini nuclei esterni che si legittimano verificandosi e che non hanno neanche bisogno inizialmente di ottenere il successo, perché qualora ottenessero successo smetterebbero di essere ciò che sono. Hanno invece bisogno sì di un dialogo con le masse che sia un dialogo conflittuale, cioè le serate che facevano a teatro i futuristi dando le sberle al pubblico ne sono un esempio forse goliardico ma abbastanza significativo. La stessa cosa avverrà nella Francia Dada e nella Francia poi surrealista, cioè il tentativo di essere oppositivi al concetto di società esistente e di tirare questa società in una direzione nuova e innovativa. Dura ancora oggi? È la domanda che bisogna porsi. Che cos'è ancora l'idea di avanguardia oggi? È molto difficile immaginarsi il fenomeno d'avanguardia nel momento nel quale scompaiono le masse. Che cos'è la scomparsa delle masse? Io intanto lo racconto in un modo molto banale, partendo da una mia singolare e assolutamente insignificante esperienza personale. Metà anni 70, voi stavate ancora per nascere, molti di voi, metà anni 70, essendo io un maniaco delle innovazioni, fui uno dei primi ad avere il telefonino in macchina. Allora non c'erano ancora i telefonini, però alcuni spreconi, che era una roba costosissima, costava quasi quanto l'automobile, avevano telefono in macchina. Io non ho potuto non averlo subito e mi misi questo telefono in macchina. E mi ricordo che la prima volta che avevo il telefono in macchina, ero come tutti i milanesi di allora, venerdì sera, ancora c'è questo rito milanese, è un po' decaduto, però c'è ancora. Venerdì sera i milanesi adorano stare in fila 2 ore al casello di Melegnano. È un fatto tribale, è lì che ci si sente veramente milanesi, che si va via. E mi ricordo ancora questo rito, che era il rito della massa, cioè uno si sentiva lì veramente tante scatolette metalliche in fila davanti al casello di Melegnano, più immagini di massa già un po' postmoderna di quella non ci poteva essere. Era la risposta alle 10.000 biciclette in fabbrica a Lecco. Come sempre, appena mi misero il telefonino, digitai il numero e chiamai il mio amico Christos Ioachimides a Berlino. E per la prima volta ho avuto la sensazione che ero scappato dalla massa, perché il sistema della comunicazione innovativa rompeva l'appartenenza al nucleo di massa, cioè non ero più come gli altri, tutti con la direzione vettoriale che aveva come unico scopo di passare le lampadine del casello, ero in grado di scappare da quella situazione e di prendere una direzione diversa.
questa mia piccola esperienza ancora d'avanguardia allora, nel giro di 20 anni è diventata un'esperienza di tutti. Al telefonino abbiamo aggiunto internet. A internet, prima pensavamo che il fax fosse innovativo, non è stato nulla rispetto a internet. Oggi non esiste più la bassa, questo è il dato più importante della nostra mutazione attuale. Cioè oggi non esiste più un fatto per il quale siamo tutti in riga nella stessa direzione. Ognuno di noi ha il diritto di prendere la direzione che vuole. Magari non fisicamente, ma questo non conta. Sicuramente da un punto di vista cerebrale e da un punto di vista degli aggregati mentali. Allora questo passaggio è quello che sta alla base della futura crisi creativa nella quale voi vi trovate, perché non avete più l'opportunità di sentirvi quel nucleo minimo che tira tutti gli altri dietro. Pensate che fortuna avevano i miei amici ormai defunti, tipo Marco Zanuso, che hanno fatto il Politecnico nell'immediato dopoguerra, le classi erano di 30 persone, me lo diceva anche la GAE, quando si è iscritta lei erano in 32 in aula, nel corso. E quei 32 avevano la sensazione di essere chiamati a trascinare un mondo della produzione che nel dopoguerra si stava riorganizzando. Era facile fare il vostro mestiere. Oggi è la questione completamente diversa. Non è più quella roba lì. Oggi si sta delineando una relazione diversa fra la massa da trascinare e la realtà che vivete. Tanto perché non c'è più la massa. Oggi il rapporto creativo è un rapporto fra trasversalità popolare e situazioni che adesso tentiamo di definire. Cos'è la situazione attuale? Se siamo tornati al popolo trasversale del Medioevo, allora ci conviene dare uno sguardo al Medioevo per capire come funziona il meccanismo aggregativo. Quali erano le caratteristiche? Così anche una descrizione cinematografica del Medioevo, no? I signori che vestono tutti colorati come nei quadri della infanzia del Perugino, tutti una calza bianca, l'altra rossa, una gialla, l'altra nera, il giustacuore fatto di colori diversi, i signori, i disperati tutti vestiti di marrone scuro perché non hanno neanche soldi per tingere la lana e usano quella della pecora cruda. Questo è il mondo del Medioevo. In questo mondo del Medioevo chi è che definisce i meccanismi della società? Da un lato chi detiene il potere, il principe o il comune, ma nel resto d'Europa soprattutto il monarca. Quello determina il potere e le classi sociali alte che ne derivano. Quindi è tutto abbastanza stabile. Ma chi può influire su questa massa marrone che è la massa rimanente? Ovviamente direttamente il predicatore, il tribuno popolare. Quello che dice in un latino un po' corretto quello che gli altri tenderebbero di esprimere in un cattivo latino. Il predicatore, il fratacchione della Quaresima, quello che arriva e gli dice «Popolo bue di Milano, pentiti!» per esempio. Ora, se fate un esercizio letterario e prendete alcuni dei personaggi più noti della nostra cosmogonia televisiva, per esempio il mio amico Vittorio Sgarbi, provate a vestirlo con un saio francescano da predicatore, gli sta benissimo. Cioè, ma prendetene anche degli altri, Giuliano Ferrara, mettete il saio da predicatore, gli sta benissimo. Cioè andate avanti così, cioè prendete anche Fazio, no? Gli mettete una veste da pretino predicante, gli sta benissimo. Allora, siccome è la veste che fa il monaco, non è affatto vero che l'abito non fa il monaco, è la veste che fa il monaco, cioè questo aspetto estetico vi rivela una cosa molto importante. Sono tornati prorompenti nel nostro mondo i tribuni popolari, cioè quelli che dicono in un latino migliore ciò che il popolo pensa in un latino disordinato. Non siamo più in epoca di avanguardia, siamo in epoca neotribunizia. E questo fenomeno dell'epoca neotribunizia ha i suoi paralleli anche nelle estetiche. Esiste un neotribunizismo, una neotribuna del design, per esempio. Esistono quelli che lanciano le provocazioni.
Non so chi di voi ha mai visto Philip Stark di vivo. Mettetegli una tonaca da francescano, un predicatore perfetto. Lo possiamo mettere con gli altri che abbiamo elencato prima. Cioè, perché è un altro che lancia dei progetti che sono quelli che il popolo trasversale recepisce immediatamente e si identifica. Quindi non esistono più le avanguardie, esiste il mondo tribunizio. Ma non solo, accanto al mondo tribunizio si è formato l'altro mondo anche, che è il mondo sofisticato della tavola di Vertù, che era l'altra alternativa del Medioevo. Cioè il Medioevo genera da un lato il tribuno e dall'altro lato genera la tavola di Vertù. La tavola di Vertù in sostanza è la élite. I problemi di Lancilotto, il fatto della sua spadona, la questione che lui doveva andare a conquistare la dama, erano problemi sostanzialmente suoi, di cui forse conversava alla tavola di Vertù facendosi dare dei suggerimenti da Mago Merlino. Ma che questa sua tematica fosse condivisa con il popolo degli agricoltori, dei contadini, dei servi della gleba, per lui era totalmente ininfluente. Lancilotto partiva con la sua grande lancia, oppure con lo spadone, e andava per un suo viaggio alla ricerca del suo Graal a favore della sua dama. Era un percorso assolutamente opposto a quello delle avanguardie, perché non aveva neanche per un attimo l'intenzione di trascinare le masse a suo seguito, anzi sarebbero state un assoluto fastidioso ingombro il seguito delle masse rispetto alla sua avventura. Ebbene, questa figura di Lancilotto è l'altra figura che esiste. È utile o è inutile Lancilotto? Questa è la domanda. È creativo o è totalmente, in un qualche modo, incapace di generare? È sterile. Lancilotto nel Medioevo era alla fine anche lui creativo, perché il suo percorso folle verso direzioni inattese era il percorso che per osmosi andava a tingere sugli altri, ma per una strana osmosi, non per una volontà di trascinamento immediato. Oggi, se pensate a quello che è tutto il dibattito che si forma nell'ambito, per esempio, della fisica teoretica, il bellissimo libro che vi suggerisco a tutti è solo di 1100 pagine, si legge in un anno e mezzo bene, che è quello di Penrose, sulle strade della mutazione, cioè il titolo esatto, sai che me lo sono dimenticato. Il libro di Penrose è fondamentale, La via, perché lo ricordo in inglese, La via per il, bisogna dargliela la prossima volta, La via per l'innovazione, La via per l'illuminazione, La via, una roba del genere. Il libro di Penrose è un libro fatto in realtà per chi si sente adatto all'iniziazione elitaria. Ma è un libro che lascia delle ricadute sul pensiero trasversali potentissime. Cioè alcuni che leggono Penrose poi vanno a raccontare questa storia ad altri. Diventa un punto di trascinamento. Gran parte del pensiero scientifico di oggi è un'area di sviluppo teorico che non ha nulla a che vedere con un riscontro necessario sulla quotidianità, ma che è il laboratorio dove si elaborano le idee che poi successivamente sono quelle che andranno a mutare la realtà. Bene, questo stesso fenomeno avviene nelle arti visive. Questo stesso fenomeno della ricerca avanzata, a partire dagli anni 70, avviene nelle arti visive. Vorrei darvi un esempio per tutti, andatevelo anche a cercare. Signore non più giovanissimo, forse però uno dei più grandi grafici viventi al mondo oggi, che è Massimo Vignelli. Massimo Vignelli è partecipe di una serie di meccanismi della ricerca avanzata delle arti, pensate a tutto il movimento minimalista americano, tutta l'inclinazione alla monocromia americana, e però li trasforma poi in segni visivi che diventano a loro volta aree di contaminazione per l'elaborazione del design. Allora lì si sta scoprendo che in questi nuclei nuovi
delle nuove elite del pensiero, vi è uno spazio che è uno spazio laboratorio, che non ha più voglia, come volevano fare i lussiani all'inizio del secolo, XX, di trascinare tutti nella loro direzione, non è più pronto, come facevano le avanguardie, a sparare su chi non era d'accordo con l'avanguardia, è assolutamente morbido questo nucleo nei rapporti della società, ma distilla dei veleni utilissimi che poi lentamente vanno a contaminare il resto del mondo. Questa è la mutazione più importante che sta avvenendo da 20 anni a questa parte e che dovrebbe tendenzialmente gettarvi nella disperazione. Poi uno dice, ma allora dove stanno? Cioè, con noi cosa ci stiamo a fare? Cioè, se esiste un mondo elitario che fa per le strade proprie. In realtà c'è una cosa curiosa, questi mondi elitari riescono costantemente a lasciar distillare i loro esperimenti e uno finisce con l'assorbirli. Ed è questo il motivo per il quale vincito tutti ad una regolare e rapida corsa nel mondo dell'informazione. Cioè se uno gira, poi abbiamo la fortuna di essere nel luogo dove per il design l'informazione è forse una delle più dense e rapide del mondo. Cioè, basta con assiduità farsi già solo il salone del mobile che un'idea viene fuori. Voi avete la fortuna di entrare in un mondo dove il dialogo con questi mondi esterni, elitari, è costantemente possibile ed è suscettibile non più di obbligarvi a seguirli, ma solo a ascoltarli per vedere se gli esperimenti che stanno portando avanti possono per voi avere un interesse. E se quel tipo di interesse in voi può generare a sua volta la formazione di un altro meccanismo elitario. E allora questa clonazione dei meccanismi elitari l'uno sull'altro, dovuto e aiutato dalla potentissima capacità di intercomunicazione che è specifica della nostra attualità, ci porta in una dimensione completamente nuova e ci fa uscire da questo dibattito che avevamo affrontato l'ultima volta, che cos'è il moderno, che cos'è il contemporaneo, che cos'è il postmoderno. Saranno mica differenze più importanti in questo caso. Esiste una sorta di cornucopia magica alla quale la realtà di oggi può attingere e lo può fare attraverso dei meccanismi informativi autonomi. Andare alla Biennale dell'Architettura di Venezia o alla Biennale delle Arti Visive di Venezia è assolutamente inutile perché è una sorta di circo che vive per autoriferimento e dove queste elite non vengono percepite perché sono luoghi di autocelebrazione. Ci si va lo stesso perché poi si va tutti a mangiare il panino, no? Ed è carino, cioè, va bene, poi è meglio fare la gita che star fermi. Ma il rapporto con le aree di elaborazione è un rapporto completamente diverso, che passa attraverso le curiosità dei singoli e la formazione di nuclei di singoli. Ed è su questa formazione dei nuclei dei singoli che si deve fondare la vera scommessa della creatività del momento attuale. Allora, per riassumere, la formazione dell'avanguardia è lo specifico della nascita della modernità, la rottura e la fine dell'avanguardia è la caratteristica reale del momento che viviamo. Il momento che viviamo è un momento di assoluta articolata libertà fra aree elitarie e aree di elaborazione di nuove elite possibili. Perché il dialogo di oggi è un dialogo trasversale. Nessuno di noi è più in grado di codificare fino in fondo il gusto di mercato. Le indagini di mercato sono, nella metà del caso, o sono totalmente normali, banali e semplici, oppure le indagini di mercato vanno regolarmente fuori pista. Permettono di delineare le macrolinee, ma neanche poi tanto, perché se fossimo stati in grado di determinare le vere macrolinee avremmo evitato il crack finanziario dell'inizio del XX secolo. Cioè le cose avvengono per logiche autonome e su queste logiche autonome influire è molto difficile, ma è possibile ancora immaginare un dialogo di tipo elitario con il popolo trasversale ed è in questo dialogo che deve nascere l'idea della creatività oggi. Cioè uno non deve più pensare a farlo perché trascina gli altri,
il progetto del Hufeisen, quartiere fatto a ferro di cavallo di Taut, le idee alla Loos, basta con la decorazione, tutti i massimalismi avanguardisti oggi sono totalmente inutili. Quello che serve è la ricerca di raffinate ipotesi mentali che diventino percorsi elitari e sperare che questi percorsi elitari aprano un dialogo con il popolo trasversale della nostra attualità. Questa è la strada attuale. Adesso andiamo a prendere un caffè e poi riprendiamo dopo con un concetto altrettanto necessario per capire a che punto siamo arrivati. Se si prende per buono questo concetto di avanguardia, voi scoprirete che non è un fenomeno specifico della modernità, ma che avviene ogni qualvolta un nucleo ristretto è in grado di trascinare gli altri in una direzione diversa. Vi do solo un esempio particolare, cioè c'è un pittore di cui tutti sentono sempre parlare ma non hanno delle idee chiare su esattamente chi sia, che è Caravaggio. Quando Caravaggio arriva a Roma all'inizio del XVII secolo, lui è portatore di una lettura completamente diversa dell'estetica, è erede di una serie di innovazioni di pensiero che sono quelle della Controriforma lombarda e riassume una serie di dati oggettivi che si sono già venuti ad articolare alla fine del Cinquecento, no? Quando la Controriforma comincia a influenzare l'opinione degli artisti in due direzioni, quella di essere fedeli il più possibile ai dogmi da un lato, ma il più vicino possibile al popolo dall'altro, per cui alcuni artisti diventano di traino perché sono più vicini alla concretezza. Il periodo nel quale ci sono quelli che dipingono delle Madonne che sembrano delle vere signore incontrate delle signorine incontrate per strada, il periodo nel quale Guido Reni dipinge il San Giuseppe come un vero falegname, cioè fa vedere i chiodi che utilizza, cioè questa realtà è già preesistente, ma Caravaggio la riassume e rompe tutti gli equilibri estetizzanti per introdurre una sorta di crudezza della rappresentazione, di fisicità della rappresentazione, che è di totale rottura. Arriva a Roma e comincia per la prima volta a dipingere, non so, i santi proletari, le maddalene con i piedi sporchi. Non si era mai fatto un piede sporco prima, era impensabile. Perché lui prende la modella che ha trovato per strada, così come l'ha trovata, forse fa la prostituta o lavora in un'osteria dove è stato a mangiare o a bere, e la fa vedere con i piedi sporchi. Da quel momento in poi i piedi sporchi vengono legittimati, cioè Caravaggio è in fondo l'avanguardista dei piedi sporchi, lo dico così in modo riduttivo, ma nel Veneto poi di Bassano, di Jacopo Bassano, con i piedi sporchi diventeranno assolutamente naturali. Nella pittura successiva il senso della realtà avrà una sorta di legittimazione quasi teologica, forma un percorso d'avanguardia. Il rapporto fra chi tira e chi è tirato, il rapporto dialettico che è specifico dell'avanguardia, è un rapporto che esiste più di una volta, non ha bisogno della nostra modernità, ha solo bisogno di una necessaria relazione fra chi tira e chi è trascinato, quindi ha bisogno di trascinabili, non di tiranti. I primi i trascinabili sono quelli che sono mossi da un qualche interesse parallelo. Senza l'interesse parallelo non è possibile trascinare, non si trascinano degli interessi diversi. E in questo senso anche il Medioevo ha avuto in un qualche modo la possibilità di essere trascinato da alcuni dei suoi predicatori. Ma la questione è un po' più complicata ancora, perché diventa tale nella nostra modernità, perché diventa un fenomeno trasversale e unico, egemonico. Rispetto all'essere d'avanguardia non esiste altro, non si può che essere legati alle correnti d'avanguardia, altrimenti si è fuori storia. E il percorso avrà un peso particolare nelle altre aree. Pensate all'importanza che avrà nel campo della progettazione architettonica. Cioè, cosa c'è di più avanguardistico della dichiarazione di Loos contro la decorazione? Lui ci pensa fra il 1904 e il 1906. Fa questo suo testo che diventa però un testo programmatico. Ovviamente è
legato a una serie di idee che già esistono prima, ma che hanno proprio in questo rapporto fra l'idea e il conflitto il meglio della loro definizione. Voi lo sapete tutte, la Decoration Illust, no? Decorationis Verbrechen, no? La decorazione è un crimine. Vi immaginate che mentre lui fa questa dichiarazione, Olbrich ha appena finito di fare la cupola dell'edificio della secessione a Vienna, che è l'opposto, perché se andate a vedervela, andate a vedere sulla la cupola su internet, la cupola è formidabile. Ce l'avete in mente l'edificio di Loos, no? Questa specie di cubone un po' articolato sul davanti, dove Klimt farà la grande scena interna, e che si conclude con una cupola fatta con delle foglioline. Le foglioline che sarebbero il massimo della decorazione, è la risposta, è l'alternativa assoluta, sono loro stesse struttura portante. Cioè, mentre uno dice la decorazione è un crimine, l'altro gli ha fatto vedere che la decorazione è architettura. Sono atteggiamenti opposti, ma sono quelli di un dibattito che è nel campo del progetto fra il 1880 e il 1910, cioè in 30 anni, sono una sorta di dibattito perenne. Cioè, cos'è che conta? Conta il decoro o conta la struttura? Allora, da un lato c'è la parte così detta di ufficialità vigente, quello stile che chiamiamo Napoleone III oppure Umbertino in Italia, dove si raccoglie tutto in un modo eclettico e dove questo eclettismo però ha una sua logica. La borghesia è onnivora, quindi è giusto che lo stile sia eclettico. Le alternative alla borghesia onnivora immaginano invece delle cose che siano molto più sofisticate, molto più razionali, e lo sono in alcuni campi dell'architettura che diventeranno simboli del salto nella modernità. Se pensate che in fondo l'edificio che di più colpisce la fantasia del mondo intero negli anni Ottanta è la torre dell'ingegnere Eiffel a Parigi, che è una sorta di riassunto della statica tecnica e del lavoro del metallo, un calcolo di linee geometriche precise che va a finire non verso l'infinito ma verso la punta, quindi l'opposto della decorazione. Naturalmente Eiffel non prevede di essere decorata, però è contemporanea a delle follie decorative. Allora, questo dibattito è costante nella nostra genesi della modernità, a tal punto che spesso quando penso all'idea di un'epoca vera della modernità avanguardista, non posso fare a meno che pensare a quell'epoca che va proprio dalla Tour Eiffel fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando costantemente la storia sembra progredire per onde successive di avanguardie che si contraddicono. Abbiamo fatto per esercizio recentemente, per divertimento, l'elenco di tutto ciò che finisce in ismo, escluso il ciclismo, no? Ma tutto ciò che finisce in ismo, i futuristi, i suprematisti, i minimalisti, cioè tutti gli ismi che ci sono in quel periodo corrispondono ognuno di loro a un'ipotesi di un nucleo che tenta di tirare gli altri nella direzione che per loro è quella ufficiale, e tendono a tirarli in una direzione che loro stessi hanno scoperto in base ai loro propri percorsi personali. Questo ci porta ai comportamenti che uno ha con i propri percorsi personali, e questi comportamenti sono sostanzialmente non più di due o tre. Questi due o tre comportamenti li andremo a analizzare anche nelle conferenze successive, ma ve li annuncio, cioè sono il comportamento della creatività, la voglia di formare dei nuclei di determinazione, quelli appunto di avanguardia, seguono non solo tre strade possibili. Una è quella di prendere un esempio, cioè siccome il mondo così come voi me lo fate vedere non mi piace, vado a prendere un esempio altrove, o vado a reinventarmi un esempio, oppure mi vado a rassicurare attraverso un esempio trovato. È quello che si chiama classicismo. Il classicismo nasce, per la prima volta, la parola classico è divertente, lo cito sempre, nasce nella retorica del primo secolo d.C.
in ambito romano con Alvio Gello, un retore romano, che dice: per parlare bene, voi dovete, o per scrivere bene, per fare l'avvocato, sostanzialmente a Roma di allora, letterato, voi dovete prendere degli esempi esistenti. Ci sono alcuni libri, alcuni testi che appartengono alla classis. La classis, poi in epoca romana, è una cosa assai facile da definire, perché la società romana, inizialmente divisa in tre, arriverà a dividersi fino a 10 classi elettorali. La classe elettorale è di appartenenza economica e di nascita, e va a determinare chi vota per chi. Chi dà l'indicazione sulle altre classi è la prima classe. Infatti la prima classe poi nella Roma antica andrà a definire la parte più sofisticata dell'esercito, che è come per gli americani di oggi, sono i Marines, no? La classis per definizione diventerà la Marina. È per quello che ancora oggi, quando leggete Santa Apollinare in classe, non è Santa Apollinare che è andato a scuola, è Santa Apollinare nello spazio riservato alla Marina Ravenna. Era nel porto, cioè classis diventa la Marina, la Marina diventa il porto diventa la classis. E a Ravenna poi adesso il mare lo ha allontanato dalla terra e non si capisce più Santa Apollinare in classe, perché sono 2 chilometri di sabbia per arrivare al mare. Ma era originariamente il porto, cioè esiste la classis, è un concetto romano di prima classe, che diventa il concetto nella retorica degli elementi di riferimento per formare un'idea. Per cui gran parte dei percorsi creativi sono dei percorsi classici, cioè sono quelli dove io fo una cosa in quanto mi riferisco ad un'altra cosa che mi dà l'exemplum da seguire. In alcuni momenti le avanguardie possono decidere di essere classiche, cioè perché rompono con degli altri comportamenti che poi tenterò di spiegarvi. Pensate per esempio a Picasso, che prende le statue nere africane e le usa per inventare il suo protocubismo, le sue figure deformate. E noi pensiamo che sia di rottura, non è di rottura, è un classico, cioè solo che invece di aver preso una scultura greca come riferimento l'ha presa africana, ma nella concezione reale sua e per Picasso le cose esistono in quanto si riferiscono ad altri. Infatti, appena fa poi il suo primo viaggio serio in Italia nel 1917 e finisce che va a vedere le raccolte a Roma di arte antica, lui torna che fa il neoclassico, cioè fa la classicità romana, prima faceva la classicità africana, poi fa quella romana, poi scopre la classicità surrealista e copia quelli. Cioè, Picasso era geniale perché è classico per natura. Infatti lui diceva di se stesso una cosa molto simpatica: io non cerco, io trovo. E nel dire io trovo, voleva dire io trovo di volta in volta dei riferimenti che mi consentono di fare quello che voglio. Quindi esiste un comportamento che è di rapporto regolare col passato, con i riferimenti, che è il comportamento classico. E questo comportamento classico può essere una delle componenti dell'avanguardia, come può essere un comportamento invece di totale retroguardia, cioè quello che continua a replicare sé all'infinito. Perché vi butto tutti questi concetti insieme? Perché solo mescolandoli riuscite ad immaginare quello che è un percorso di creatività. Allora, uno è l'essere avanguardia perché si trascina. L'altra è che tipo di motivazione trovo nell'essere avanguardia. Cioè, quando Petrarca fa l'avanguardista, lui fa l'avanguardista facendo il classico. Dice: rispetto a questo mondo medievale che non tollero, che non posso più sopportare, che è disordinato, io voglio un riferimento solido, serio. E quindi vi rompo gli equilibri esistenti, io riprendo il passato, riprendo la romanità, riprendo il gusto della letteratura romana, no? E da lì inventa un altro modo di scrivere e un altro modo di comporre poesia, ma lo fa perché riprende un modello che lui reputa essere classico. Cioè si torna sempre ad avere un modello come ipotesi di rottura con l'esistente. Non mi va il modello che mi proponete, non tollero più quella roba che poi un secolo dopo Leon Battista Alberti chiamerà l'arte crucca, no?
che la chiama gotica, è come se noi dicessimo crucca, dice, i crucchi fanno quelle robe lì, robe del nord. Noi abbiamo un'altra volontà, vogliamo riprendere la citazione del classico, e la citazione del classico è la mia innovazione. Cioè, l'avanguardia si può declinare secondo vari percorsi, dove quello classico è uno dei percorsi principali. Poi c'è l'opposto del comportamento classico, chiamatelo romantico, alcuni lo chiamano romantico, è difficile definire romantico, però quello che è più facile definire è quello che si potrebbe dire un atteggiamento surgivo, cioè non cerco un riferimento esterno, cerco nella mia pulsione viscerale profonda una fonte di ispirazione che mi porti ad aver voglia di essere il primo a rappresentare quell'immagine. Non il primo cronologicamente, ma il primo perché butto via tutto il resto e vado a cercare le mie robe profonde. L'opposizione fra questa immagine del faccio innovo in quanto trovo dei riferimenti che mi giustificano a rompere gli equilibri nei quali sono costretto a vivere, che è il percorso classico, e poi quello neoclassico, poi il neoneoclassico, poi il neoclassico, l'avanguardia, fino ad arrivare. Cioè, quando Piacentini rifà la romanità, o tutto il gruppo degli architetti, dei progettisti degli anni 30 si ributtano a fare la romanità, che cosa fa? A che cosa si oppone? Si oppone all'iperdecorativismo di epoca umbertina. Basta con tutti questi fiorellini, basta con le colonnine. Io rivoglio l'arco storico che mi rassicura, cioè voglio un'altra cosa. Questo atteggiamento genera attraverso il classicismo un'ipotesi di avanguardia. Ed è uno dei percorsi possibili, ma così come può avvenire anche l'opposto. Quando Mendelssohn va a cercare l'architettura surgiva, intima e profonda, quella famosa toracchiona che vi è tutti nota, no? Quella sorta di pulsione quasi biologica che forma la sua grande architettura, i suoi primi progetti. E lui cosa fa? Vuole rompere rispetto a una doppia ipotesi che da un lato è classica e dall'altro lato invece è quella eclettica degli accumuli. Quindi sono due comportamenti oggettivamente opposti. Uno è quello di dire vivo in quanto mi riferisco a, e l'altro è vivo e creo in quanto vado a pescare all'interno delle viscere. Questo ha delle conseguenze abbastanza bizzarre perché c'è un'illusione nel pescare nelle viscere. In fondo abbiamo tutti più o meno la stessa evoluzione filogenetica e quando peschiamo nelle viscere peschiamo in un patrimonio comune, non in un patrimonio intimo. Il patrimonio comune fa sì che il linguaggio che ne proviene alla fine finisce con essere un linguaggio comprensibile e accettabile da tutti. Ci sono delle radici comuni dell'umanità che fanno sì che una scultura primordiale africana, una scultura primordiale moche in America Latina e la famosa colonna di Brancusi sono la stessa cosa, perché mica si sono parlati fra di loro e perché hanno pescato tutti in fondo ad una nostra sorta di coscienza trasversale collettiva, cosa che piacerebbe molto a Jung, allo psicanalista, perché è una cosa che abbiamo in comune e che forse deriva dal fatto che abbiamo una origine genetica comune, che discendiamo tutti dalla stessa Eva e che discendendo da lì abbiamo tutti un'esperienza che ci accomuna. Quindi non viviamo più, non ci produciamo più, non ci esprimiamo in base a dei modelli che replichiamo, ma in base al modello ontologico che ci definisce. Cioè la nostra ontologia vera, la definizione del nostro essere è conseguenza della nostra filogenesi, cioè di quello che ci ha portato ad esistere. E sono due atteggiamenti opposti. E poi c'è un terzo che è altrettanto importante, che viene ancora in più, che è quello invece delle contaminazioni, dei contagi. Non sono ciò che sono in quanto vado a pescarmi in fondo all'anima o perché ho trovato un modello esterno da ripetere, ma sono quello che sono perché ho preso un raffreddore. Cioè perché fino a ieri certe cose non mi erano naturali, poi mi hanno portato tre volte a mangiare i marocchini e dopo aver mangiato i marocchini non posso più fare a meno del peperoncino rosso o i calabresi.
La prima volta che un tedesco di Amburgo mangia un peperoncino rosso muore, se ne sopravvive, la seconda volta resiste, la terza volta gli piace il peperoncino, si è contaminato. Nelle nostre lingue estetiche, nelle nostre lingue creative, avviene un fenomeno analogo. Cioè nessuno di noi è più in grado oggi di percepire il ritmo musicale di Giovanni Sebastiano Bach come lo percepiva lui. Perché anche se la sua ritmica è matematica, preso il più matematico dei musicisti, il più equilibrato dei musicisti, anche se è matematico, e Koppmann, il grande interprete bachiano, ha passato una vita a tentare di ritrovare l'originarietà del messaggio linguistico, credendo lui di averlo raggiunto, ma non abbiamo la certezza perché non possiamo paragonarli, però per esempio in molti casi lo ha fatto. Lo fa perché si è reso conto che 40 anni fa quella perfetta ritmica della musica di Giovanni Sebastiano Bach all'interno del suo contrapunto non poteva prescindere del tamburo africano che era entrato nel nostro orecchio un secolo prima. Cioè non si poteva più immaginare un contrappunto fra 6 e 700 senza dargli il ritmo tac tac preciso del tamburo, mentre probabilmente per loro il contrappunto aveva sì il ritmo, ma non ce l'aveva così stringato e aveva delle pulsioni, delle tensioni diverse da quelle che viviamo noi. Cioè la contaminazione cambia il nostro modo di vedere. E devo dire la verità, la nostra cultura occidentale è la sommatoria di questi tre elementi. Da un lato, quelli che dicevo prima delle citazioni della classicità, cioè dell'exemplum. Dall'altro, quello delle trippe, della profondità. E il terzo elemento è quello della contaminazione. Cioè noi siamo ciò che siamo in quanto siamo stati regolarmente contaminati. Noi abbiamo imparato delle cose dal mondo arabo che ci hanno alterato la visione delle cose, e su questo forse farò una conferenza proprio solo sull'argomento di come noi cambiamo la visione del mondo dall'essere tardo-greci ad essere medievali quando scopriamo gli equilibri numerici arabi, ma non solo gli equilibri numerici, noi abbiamo imparato dal mondo arabo delle cose formidabili, delle parole che non sapevamo prima, el isir, cioè adesso il mondo arabo non beve più alcol, no? Ma una volta non era così integralista come lo è oggi e distillava. O i romani non hanno mai, facevano vino da una parte all'altra del mondo, non hanno mai pensato che si potesse distillare e fare la grappa. Cioè entriamo in contatto con il mondo arabo, scopriamo El Isir, lo scopriamo attraverso la passione alchemica, e la passione alchemica perché ci interessano delle altre cose come al, che sono gli algoritmi, cioè ti viene tutta una serie di influenze dugentesche che entrano nel nostro mondo e alla fine i veneti bevono grappa. Alla fine questo lunghissimo percorso che inizia con la cultura profonda del pensiero, passa attraverso l'elisir, arriviamo e noi ci mettiamo via. Il graspo si distilla. Il Veneto si distingue dal romano antico perché è ubriaco di grappa e non di vino. Fondamentale mutazione della psiche, del vivere e della nostra cultura. Ora, questo fenomeno della grappa lo ritroverete in mille altre dimensioni. Pensate che, in fondo, quasi tutta la cultura occidentale si fonda non su quella cosa che diceva il povero Loos, decorazione ist Verbrechen, ma sul fatto che la decorazione era necessaria. Cioè, la nostra architettura, i nostri oggetti, le cose che ci circondano hanno bisogno necessariamente di un'aggiunta linguistica oltre alla propria funzione per entrare in dialogo con noi. Cioè i bicchieri più antichi che troviamo nel mondo europeo, gli oggetti più primordiali, le ossa trovate, hanno già la decorazione, da sempre. Poi appena ci sviluppiamo un po', evolviamo un po', la decorazione diventa formidabile, ci sono dei casi di decorazione. Io vi inviterei un giorno che avete tempo da perdere ad andare a vedere quel bellissimo bicchiere che è conservato al Museo Archeologico a Milano, in Corso Magenta, che è intagliato fin sotto, cioè un anno di lavoro per fare un bicchiere perché deve essere iperdecorato. La funzione è assolutamente marginale. È il decoro che conta. Cioè noi siamo dei decorativisti assoluti.
pensiamo che tutto debba essere iperdecorato. E poi, porca miseria, entriamo in contatto col Giappone. Ci fanno queste serie di mostre, la prima di basso successo, quella di Parigi di grande successo, e con l'arrivo del Giappone entriamo in un'area di contaminazione, che non è più una roba classica che noi andremo a citare. È vero che per alcuni inizialmente è classico, cioè per 5 anni, 10 anni a Parigi si compravano i kimono e cominciavano a mangiare sushi, dopo il 1860. Però poi non è stato stabile, sono tornati alla choucroute anche loro e al bœuf bourguignon, ma hanno avuto un momento così di shock. Ma da quel shock lì è cambiata la visione dell'estetica. Da quel momento in poi, nel dipingere non era più necessario mescolare i colori per fare il linguacchio, ma era accettabile che i colori fossero pieni l'uno accanto all'altro. Quella cosa si chiama la pla. Un giallo poteva stare accanto a un bordeaux poteva stare accanto a un blu particolare, come nelle stampe giapponesi. E nello stesso modo in cui si assimila un'estetica nuova attraverso la comprensione di un modo di dipingere diverso, si assume un'estetica nuova nell'ambito della casa. Per la prima volta si può immaginare che una stanza sia bianca, oppure che una porta sia scorrevole, oppure che si possa stare in uno spazio reso minimo perché non ha bisogno di passi successivi in altri spazi. Cioè Loos non avrebbe mai detto quello che ha detto se 40 anni prima non ci fossero state le esposizioni dei giapponesi in Europa. Allora ci sono dei fenomeni dove la contaminazione è fondamentale. Cioè così come il nostro gusto non sarebbe quello che è senza aver imparato certe cose bizzarre, nello stesso modo il nostro gusto proprio di bocca, il nostro gusto visivo, il nostro gusto del vivere non sarebbe quello che è senza alcune contaminazioni formidabili. Quelle che ci hanno colpito più di tutte, devo dire, sono state noi occidentali, quella araba prima e quella giapponese poi, anche perché sono state le più forti. Poi fra fine XIX secolo e XX secolo, forse quella complessivamente etno-africana, che ci hanno dato un altro impulso. Ma pensate a quanto dobbiamo successivamente all'influenza delle culture latinoamericane, al gusto nell'abbigliamento più che nell'abitare, no? Ma tutto questo forma una sorta di pacchetto complessivo dell'esistere. Cioè, noi siamo il risultato di una serie di meccaniche di contaminazione formidabili. E la cosa strana è che queste meccaniche di contaminazione non generano delle uniformità totali, non fanno l'effetto che fa il pongo a Pasqua, lo cito sempre, il pongo ci vede, non so, voi siete tutti nati ricchi, no? Noi eravamo ragazzini postbellici, cioè i regali erano molto miserabili, ma uno dei regali più ambito era il pongo. Il pongo era fatto di barrette colorate, c'è ancora il pongo? Sì, no, pensavo non ci fosse più. Arrivavano queste barrette colorate, uno all'inizio faceva delle cose tutte con i colori distinti, poi dopo un po' le rimpastava, a Pasqua aveva una pala marrone e il pongo era finito. Allora, questo meccanismo è un meccanismo della cultura anche, ma non è che necessariamente queste, le contaminazioni, le citazioni, i percorsi surgivi debbano portare a questo colore marrone unico. Una tendenza va in quella direzione, c'è una tendenza trasversale del marrone obbligatorio e unico, ma in realtà la cosa è diversa, le meccaniche culturali sono più complesse e nelle meccaniche culturali più complesse finisce che questi incroci formano dei linguaggi nuovi. I linguaggi nei quali noi viviamo oggi sono i nostri. È utile riuscire a capire le componenti che le hanno formati questi linguaggi. È utile capirlo perché vi permette di fare il passo successivo. Voi in realtà qui da grandi non dovete fare i teorici come il sottoscritto, dovete fare i creativi, che è tutto un altro mestiere. Per chi fa il creativo, sapere quale tipo di pulsione sta governando è fondamentale, anche se lì a sua volta si può lasciare aperta una porta vastissima. Ci sono anche creativi bestia,
Io ne conosco tantissimi. Fotografi in modo particolare, devo dire, sono quelli più... Il fotografo migliore è quello più ignorante tendenzialmente. Quelli che conosco fra i più abili sono proprio dei primitivi assoluti che però esprimono una sorta di fisicità totale quando fanno la loro cosa, no? Poi non tutti, perché quelli degli anni 30 ci pensavano di più, ma quelli attuali più bravi sono automatici. Questo per i fotografi. Chi fa il designer è già un po' diverso, perché si trova comunque a dover declinare il suo lavoro con la fisicità dell'essere umano, con le logiche della società nella quale opera, con i meccanismi bizzarri della comunicazione, cioè ha una serie di strumenti sui quali deve giocare che sono più complicati, non fa uno scatto dopo aver fatto un'idea inventiva. E allora per chi fa il designer avere una sorta di percezione dei propri percorsi d'origine è molto importante. Questo lo dico per esperienza di amicizia personale con alcuni dei grandi guru di una volta che purtroppo non sono più fra di noi, ma dove proprio dalle conversazioni questo rapporto veniva fuori in pieno. Cioè, se uno pensa a Ettore Sozzasso, no? Uno crede che Ettore fosse una sorta di primitivista totale, anche perché girava vestito da guru col codino, ma era molto cosciente di quello che faceva, anzi forse esagerava addirittura la sua autocoscienza, citava delle cose germaniche che aveva assimilato un po' così, perché era di Rovereto e suoi, quindi si sentiva legittimato, assimilava altre cose americane del gruppo dei Beatnik perché era stato lì per via della Landa Pivano, citava delle cose indiane, no? Cioè, un po' esagerava, ma un po' era vero. Cioè la presa di coscienza di uno dei creativi più apparentemente più liberi e fantasiosi era fondamentale. Allora, se lo è per lui, quanto lo deve essere per chi in fondo non può vantare la stessa fortuna di percorsi improbabili? Ma lo è un po' per tutti quanti, cioè tutti i grandi progettisti hanno sempre avuto nel retrobottega mentale una sorta di coscienza o una parvenza di coscienza dei meccanismi che li portavano a fare. E questo è un po' lo scopo di questa lezione, cioè tentare di darvi un contributo ad avere delle lampadine accese sui meccanismi che portano alla creatività. Ed è anche un po' il tema poi dell'esame che faremo alla fine, perché alla fine vi inviteremo a fare degli esami di mini gruppi nei quali vi chiederemo di giocare su questi elementi, cioè prendete questi concetti e utilizzateli in un progetto o in una comunicazione. Cioè, che cosa faccio un progetto, come lo vedo, qual è il parametro che utilizzo, qual è quello che mi viene più naturale in alcuni casi, ma comunque uso uno di questi parametri qua perché è quello che mi permette di avere un'idea più chiara del mio modo di fare e che mi permette anche di operare in una direzione. Ecco, questa di oggi è una specie di prima confusione mentale che vi ho comunicato, dove spero che almeno questi 4-5 concetti vi rimangano stabili e che ci permette nella prossima lezione di fare un'altra ancora più bizzarra sul rapporto che hanno i diversi popoli con l'architettura e con gli oggetti. Ci vediamo settimana prossima. Oh, come si dice Roma, se ci sono domande fatevi avanti. Ora ostico, però non c'è un
Pensate una cosa, noi viviamo anche un'epoca molto particolare, di sospensione storica. Cioè, viviamo una cosa che non è mai successa prima. Adesso io sono vestito in modo particolarmente tradizionale, sembro uno del, nel 1880 sarei stato vestito uguale. Qui non c'è nessuno che porta più la giacca fra di voi. Cioè, voi siete già innovativi. Però, per esempio, lei porta degli stivali come nel 1890. Cioè, anche voi altre, anche lei porta degli stivali come nel 1890. Cioè, e mai, noi viviamo un'epoca, un foulard, lui porta un foulard come nel 1830. Allora, c'è una bellissima storia su quando nelle battaglie per la presa del potere a Ferrara, uno dei duchi di Ferrara per prendere il potere definitivo fece mettere lo zio in galera e li fece fare, e lui rimase nel castello di Ferrara in galera per 80 anni. Lo fecero uscire per clemenza, era tenuto sempre, era sempre una famiglia importante, sempre uno degli est, quindi non si poteva buttarlo via. Però chiuso in galera, ma c'è la galera, si è andata a Ferrara, vedete, proprio dove ha fatto fare 60 anni, credo, in galera. Quando è uscito dalla galera, girava per strada con i vestiti che aveva prima di andare in galera, cioè con quelli che aveva avuto. La gente lo guardava ridendo, e diceva, ma come se avessero visto un marziano. Se noi vedessimo oggi entrare in questa sala un signore vestito con un vestito del 1950, ci sembrerebbe totalmente naturale. Una parte di noi porta dei vestiti che hanno 80 anni, 100 anni. Nella storia dell'Occidente non è mai avvenuta una storia facendo del genere. Cioè, all'epoca di Luigi XIV, uno vestito ancora da Luigi, ancora con la barba e il jabot all'Enrico IV, faceva ridere. All'epoca di Napoleone, vedere uno vestito Luigi XVIII faceva ridere, pure è passato di 40 anni. Cioè, la storia sembra essersi fermata. Questo è un dato assolutamente particolare dell'epoca che viviamo e che genera una serie di meccanismi che vanno indagati, perché l'impressione di conflittualità regolare, che era quello che generava le avanguardie, sembra oggi non poter esistere in quanto abbiamo questa sospensione storica. Siamo troppo uguali a come eravamo. È vero anche un dato altrettanto bizzarro, che per esempio che a me mi commuove sempre, non riesco a spiegarmi, voi perché non fate la rivoluzione? Fra i 20 e i 25 anni normalmente si fa la rivoluzione. Voi non fate più la rivoluzione, una roba strana, infatti sono nuovo, dal 1789 più o meno, dalla convocazione degli Stati Generali fino agli anni 80 del XX secolo ogni generazione ha fatto la rivoluzione. E voi avete smesso. Non è una colpa, è un fatto storico, cioè non è che vi guardo, siete da punire per questo motivo. Però non fate più la rivoluzione, è una roba impressionante. Io non riesco ancora a capirla questa faccenda. È come se la meccanica della dialettica storica si fosse fermata. Oppure è come se la meccanica che ha guidato l'Occidente come protagonista globale si fosse fermata. Infatti gli ultimi che hanno fatto la rivoluzione, hanno fatto un mazzo così, sono stati i cinesi con Tiananmen. Cioè loro ci hanno provato ancora. Però anche per loro si è fermata la faccenda. Allora, siamo in un'epoca diversa? Siamo in un'epoca nella quale il meccanismo della dialettica si è fermato? È strano da dirsi. Certo è che i segnali esterni fanno sì che nella nostra psiche l'arco del Castiglioni sembra una roba contemporanea, eppure c'ha 60 anni. Barcellona di Mies van der Rohe sembra contemporanea, è del 28, 29, cioè fra poco c'ha 100 anni e c'è contemporanea. Allora, dobbiamo porci delle domande molto particolari su che cos'è la specificità della nostra epoca, è lì quella cosa interessante.
noi nelle letture dei nostri riferimenti viviamo un'epoca totalmente nuova, dove l'equilibrio fra passato e presente sembra rotto, o sembra non esistere, o non essere la necessità. Io spesso dico, per un uomo di 50 anni fa, Bach veniva prima di Beethoven, perché sapeva che veniva fuori storicamente prima di Beethoven. Per un uomo di oggi, Bach viene prima di Beethoven solo per via dell'ordine alfabetico, perché fra Bach e Beethoven c'è Bartok, che fa la AR, e poi c'è BE, no? BA, BAC, BAR, BE. Perché abbiamo catalogato tutto con parametri nuovi, che sono la vera caratteristica dell'epoca che viviamo. Cioè noi siamo trasversali. Cioè, non per niente, cito, e poi anche il primo dei libri che ho fatto per Rizzoli di diffusione popolare, che è Il Museo Immaginato, nasce da un testo del 1947 di André Malraux. E André Malraux, con un intuito formidabile, ha definito l'epoca nella quale viviamo prima che avvenisse. Diceva, ma guardate che epoca fantastica. Per un uomo degli anni di Baudelaire, l'idea della storia dell'arte è quella che gli dava al Louvre. Andava, quello che c'era al Louvre esisteva, quello che non c'era al Louvre è come se non fosse esistito. Cioè Giotto, non essendo al Louvre, Giotto non poteva influenzare un uomo degli anni di Baudelaire, perché Giotto era Assisi. Per un uomo di oggi, dice lui, con le bellissime riproduzioni che facciamo nei nostri libri, 1947, una statua Khmer e un Cristo catalano del XII secolo possono essere messi in relazione. Per un uomo dell'epoca di Baudelaire no. Questo intuito di Malraux è fantastico, perché lui avanza questa ipotesi prima di Internet. Immaginatevi cosa avrebbe potuto dire cliccando su Internet. Cioè oggi uno va a cliccare e trova il mondo intero. Cioè noi abbiamo a disposizione in tempo sostanzialmente reale un bagaglio misto di informazioni che nessuno ha mai potuto avere prima. Siamo totalmente incapaci per il momento di mettere ordine in queste informazioni, però non possiamo fingere di non averle. In qualsiasi percorso noi intraprendiamo, questa cornucopia di informazioni ci cade addosso. E questa è la vera caratteristica dell'epoca nella quale viviamo. Ed è il motivo per il quale la sedia Tornet, che è del 1848, è ancora contemporanea, e al bar ce la rifanno ancora uguale. Cioè andiamo all'osteria, c'è una sedia che ha 170 anni e ci sembra nostra coetanea. È un tema sul quale, dal quale potrebbero provenire delle vertigini. Dice, ma perché mai, cos'è sta roba? Invece è il tema centrale della nostra epoca, di quella che viviamo. Pensate per esempio che in questa stanza ci sono delle citazioni di quelle putrelle di ferro che potrebbero essere quelle di un ponte inglese del 1860. Noi abbiamo davanti a noi un pezzo di Inghilterra di un secolo e mezzo fa e non ci sembra mica fuori epoca, non ci dà fastidio. Poi abbiamo una parte di architettura da, adesso è un po' obsoleta qua dentro, sta un po' perdendo il pelo, un po' da film di James Bond degli anni 60 e non ci sembra obsoleto. Cioè siamo in grado di dialogare con altre epoche a noi precedenti dando a tutti questi valori una sorta di coinè unica, una sorta di senso di una lingua unica che ci definisce. Questa è la vera caratteristica dell'epoca nella quale viviamo. E senza, solo tenendo conto di questa vera caratteristica che riusciamo a essere creativi nell'epoca nella quale viviamo. Poi ci sono, è vero, delle innovazioni regolari, per fortuna, ma non sono tali da rompere il nostro rapporto con questa specie di magma dove tutto è diventato contemporaneo. Per noi, in fondo,
una piramide egizia come se ci fossimo stati, anzi è meglio non andarci perché quando ci si va è diventato ormai una sorta di Disneyland tristissima, è molto meglio vederla in un film di Agatha Christie, eh? Sembra più vera quella lì. Cioè la nostra informazione è una mescolanza costante di cose, cioè, il senso dei grattacieli newyorkesi è più vivo in un film di King Kong di quanto non lo sia in una descrizione visiva. Allora, l'analisi unica che muta è quella sul tipo di percezione che ne abbiamo. Cioè l'esaltazione della macrocittà è innegabilmente più vivida e più profonda nei film degli anni 30 di quanto non sia adesso. Però poi uno va a vedere Blade Runner, a rivederlo, e gli torna ancora un pezzettino di questa esaltazione. Ma è sempre tutto in una sorta di condensato che forma la nostra identità attuale. In questo senso siamo dei mutanti. Cioè, fra noi e Giulio Cesare c'è una certa differenza, cosa che non era così forte fra Vittorio Emanuele II e Giulio Cesare. La vera mutazione è avvenuta adesso e questa vera mutazione ci pone di fronte a dei problemi di creatività che sono completamente diversi da quelli che c'erano prima di noi. Otro? Allora, ci vediamo la prossima settimana. Thank you.